Buongiorno, sono Nadia di Sette Gioielli. Oggi vi voglio parlare e mostrare la gemma verde più conosciuta, che è lo smeraldo. È una bellissima pietra che è meno dura del diamante, che invece è in scala mosse 10, però è molto bella. E volevo anche mostrarvi proprio la linea, come si evolve, che cambiamento c'è stato dai modelli di qualche anno fa con quelli di adesso. Prego, li vediamo insieme. Allora, se andiamo a vedere la linea che si usava qualche anno fa, andiamo sull'oro giallo, perché l'oro giallo era il colore che si usava per fare gli anelli. Qui già andiamo giallo il gambo e bianco invece la parte della testa, la parte sopra. Però, come vedete, dove c'è incastonato lo smeraldo, c'è sempre il castone giallo, proprio perché dà un po' di colore, e qua lo preferisce il giallo. Sempre con, anche in questo caso, con anelli più grossi, perché così andavano. Questo addirittura con il contrasto di baguette, con i baguette sono questi tagli qua rettangolari, con i brillantini invece quelli rotondi a fascia, perché appunto esistevano, andavano questi modelli a fascia. Questo con questo smeraldo rettangolare incastonato in oro giallo, però di contorno sempre bianco, sono linee che si usavano qualche anno fa. Questo invece a cabocio, questa pietra qui con questo taglio bombato è a cabocio, con l'incastonatura però tutta incisa lateralmente. E per andare alla margherita, perché così si faceva la margherita, con rettangolare, in questo caso lo smeraldo in giallo, il contorno con l'incastonatura a filo e il gambo giallo. Questa era la linea vintage. Ora invece, se passiamo ai modelli che vanno adesso, vediamo l'anello tutto bianco, con in questo caso lo smeraldo rettangolare, però con l'incastonatura a filo tutto bianco, o la linea ovale. Questi sono i modelli Margherita che conosciamo bene, con l'incastonatura a filo e tutto intorno appunto diamanti bianchi. E invece la fascia, questa fascia qui, però anche qui vedete gambo bianco, pure il contorno dei brillanti tutto bianco, ma dove è incastonato la pietra giallo, perché assorbe un po' di colore. Queste sono le linee che si evolvono per arrivare poi a quelle del momento, che in questo caso vi mostro un trilogy di smeraldi, sempre in oro bianco, la pietra invece messa in orizzontale, che sono le nuove linee Margherita, però completano anche sul gambo i brillantini. Ma come vedete, siamo passati da queste fascioni grosse e gialle a dei modelli più esili. Si lavora con più pietre e meno oro, fino ad arrivare all'Eternity, quello che gira tutto il dito, con lo smeraldo alternato con i brillantini. Queste sono appunto tutte linee, tanto sono tutti anelli che facciamo noi nel nostro laboratorio Sette Gioielli, Piazzale Castagnara 36, Cadoneghe, Padova. Però, come vi volevo mostrare l'evoluzione dei modelli da qualche anno fa ai giorni d'oggi, proprio linee che sono completamente diverse. Sono molto belli anche queste linee qui con il giallo, però giustamente adesso la richiesta è più su queste linee più esili, con meno oro, in oro bianco, anche se, come abbiamo visto, lo smeraldo proprio ama di più il castone giallo. Ma i nostri gusti sono questi, per cui anche noi ci adattiamo al gusto del cliente, perché il cliente giustamente è quello che è importante per noi. Un'altra pietra particolare, sempre restando sullo smeraldo, è questo taglio briolé. Questa è la radice di smeraldo che abbiamo
appunto fatto un anello più particolare, più giovane di quello che abbiamo visto fino ad ora. Si è fatto in oro rosa con tutti i traverstini sotto, che è il castone invece con tutto il contorno di brillantini, con le quattro punte che chiude la pietra centrale. È un anello più giovane, però non meno importante, ma è un'altra cosa. Questa appunto è la radice di smeraldo. Tutti questi oggetti, tutti questi anelli che avete visto sono tutti anelli che facciamo noi nel nostro laboratorio, che è a Cadoneghe, in piazzale Castagnara 36, Padova. Cadoneghe, Padova. Se avete visto qualcosa che vi piace e volete saperne di più, non esitate a contattarci. 7 Gioielli, piazzale Castagnara 36, Cadoneghe, Padova. Grazie e buona giornata.